Nella prima metà dell'Ottocento, quando in Europa la debole luce delle candele rischiarava la sera, la gente iniziava a vedere mondi lontani. L'europeo sognava avventure e non si accontentava più del racconto, chiedeva immagini. A quel tempo si giocava con la luce. Lanterne magiche, fantasmi su tendaggi, camere ottiche e altre meraviglie. E dagli studi sulla luce venne la fotografia. Era una meraviglia destinata a cambiare il rapporto dell'essere umano con se stesso e con ciò che lo circonda. Da una finestra di questa villa di campagna fu eseguita la prima fotografia della storia. La data non è certa, si ritiene negli anni tra il 1822 e il 1824. Joseph Nicéphore Niépce era uno studioso e ricercatore che si interessava alle proprietà della luce di impressionare immagini. Uomo solitario, viveva nei pressi della città francese di Chalon-sur-Saône. La sua casa si trovava a pochi chilometri dalla città, nel villaggio di Grasse. Dopo numerosi tentativi e ricerche, Nicéphore Niépce espose alla luce del sole una lastra di stagno ricoperta di bitume di Giudea e in seguito lavata con olio di lavanda. La durata dell'esposizione fu di 8 ore. Questo fu il risultato. È il primo paesaggio ottenuto con uno strumento meccanico. Nicéphore Niépce lo definì point de vue, punto di vista. Nicéphore Niépce era affascinato dalla luce e la luce è la base della fotografia. Le riviste illustrate pubblicavano racconti di viaggio da terre che stavano diventando domini delle maggiori potenze europee. Gli europei colti e ricchi volevano immagini. Le immagini consentivano di fare il giro del mondo rimanendo in casa propria. Quasi 40 anni dopo il primo point de vue, molte di esse erano fotografie copiate, incise sulla pietra, inchiostrate e stampate. Siamo all'epoca della costruzione del canale di Suez e le immagini suscitavano grandi appetiti di conquiste coloniali. Ieri e oggi l'uomo osserva il paesaggio e ne rimane affascinato dalla sua struttura e dalla vastità. Lo spirito romantico si tradusse allora nella riscoperta del passato, castelli, cattedrali, rovine, e lentamente le stampe litografiche vennero sostituite da vere fotografie, vendute e acquistate da turisti e collezionisti. Nascevano così un'industria e un mercato. La fotografia contribuì alla formazione di un immaginario in cui si univa il sogno di raggiungere luoghi lontani e la dura realtà della nascente civiltà industriale. Al tempo di Nicéphore Niépce, la borghesia stava compiendo la sua rivoluzione politica ed economica. Ma nelle case della borghesia il tempo scorreva lento. La lentezza delle lunghe serate in famiglia generava la noia. Qualcuno si dedicava ad opere benefiche, vista la grande povertà e l'ingiustizia nella società della seconda rivoluzione industriale. Altri disperdevano il loro patrimonio nei bordelli. L'importante era salvare la reputazione. Gustave Flaubert, Honoré de Balzac e più tardi Guy de Maupassant hanno raccontato questo tempo di grandi fermenti e oscure angosce. La fotografia divenne un passatempo, un gioco e una ricerca intellettuale. I primi fotografi erano scienziati della luce, ricchi e con molto tempo a disposizione. Il daguerrotipo diede inizio alla diffusione della fotografia. Si trattava di un'immagine unica, eseguita come una Polaroid, ottenuta con un complicato processo su una lastra d'argento. Era di una nitidezza sorprendente. Nel 1839 lo Stato francese ne acquistò il brevetto e conferì a Daguerre una rendita annua. La notizia fece scalpore e aprì un dibattito sulla fotografia.
Come il sole è diventato pittore è un articolo che venne pubblicato dal critico d'arte francese e giornalista Francis Way sulla rivista Musée des Familles, Lecture du Soir, nell'annata 1852-1853. Si tratta di una prima storia della fotografia e dei suoi progressi. L'incontro di Nicéphore Niépce con Daguerre, Daguerre al lavoro per gli studi sul daguerrotipo, i primi tentativi di fotografia su carta. Way confessa che all'inizio non era convinto che la fotografia fosse una vera forma di espressione, paragonabile all'arte della pittura. Troppo realismo, poca spiritualità. Ma nel corso del tempo si convince della novità e nella seconda parte del suo articolo ammette che lo strumento lo ha sorpreso. Cita importanti riproduzioni di opere pittoriche, parla dei primi fotografi e dei loro progressi. Su Le Musée des Familles troviamo i loro ritratti. Al centro Niépce de Saint-Vitor, nipote di Nicéphore Niépce. Fizeau, Legret, Blancard-Evard, Claudet, Biot, Maxime Ducamp. Questi uomini hanno contribuito con le loro ricerche a far avanzare la fotografia. Dagli acceleratori chimici per l'esposizione, il fissaggio e la stampa, sino alle prove sul colore. Francis Way pone un problema ai contemporanei. Con la fotografia si sta creando un nuovo modo di espressione artistica? Non riesce a dare una risposta compiuta al quesito, ma è certo che la fotografia ha introdotto un cambiamento epocale nella percezione umana. Non la macchina, ma il fotografo che sta dietro la macchina. Con la sua sensibilità saprà creare una nuova forma d'arte che lentamente si sta definendo. È lo specifico fotografico. E intanto un ricercatore inglese, Henry Fox Talbot, scopriva il negativo su carta riproducibile in un numero infinito di copie. L'immagine era meno nitida del daguerrotipo, ma più duttile, e suscitava l'interesse di pittori e intellettuali. Lo stesso Way ne era entusiasta. Il francese Disdery inventò la carte de visite, un cartoncino su cui incollare una fotografia stampata all'albumina. Prima della carte de visite erano pochissimi a potersi permettere un ritratto pittorico. Ora si andava in uno studio fotografico per farsi ritrarre da una macchina munita di obiettivo e acquistare una fotografia da custodire, da regalare ad amici, parenti, fidanzate, da conservare in perpetuo ricordo di un attimo. Era un oggetto che fissa per sempre il nostro aspetto e resta la testimonianza di un momento della vita. La fotografia di massa nacque con la carte de visite e fu un'apparente rivoluzione democratica. Chiunque poteva avere un proprio ritratto. Il prezzo era modico e alla portata della nuova borghesia che desiderava compostezza ed eleganza. Nacquero in questo modo gli album fotografici in cui si conservano oggi i volti e gli atteggiamenti di un tempo che ci appare lontano. Gli album custodiscono i volti di generali e grandi dame, ma anche quelli di umili cameriere e sono oggi un'importante fonte di studio per la storia della società ottocentesca. Con la fotografia l'essere umano fissava per sempre un'ombra del suo passaggio sulla Terra e conservava anche la sua traccia. Come l'orma lasciata su un sentiero, la fotografia incideva un volto sulla lastra sensibile con un'immagine destinata a durare nel tempo. Ma la fotografia non era solo questo. Cosa c'è dietro uno sguardo, l'espressione di un volto, l'atteggiamento del corpo? Cosa nasconde l'apparente serenità di una fotografia? E vediamo la riproduzione litografica di un primo apparecchio stereoscopico. La visione tridimensionale dell'immagine e l'effetto di profondità consentono di osservare monumenti e città come non si erano mai visti. Complice di tutto questo sono la diffusione del turismo e l'utilizzo del treno che accorcia le distanze. Con il treno si possono raggiungere importanti monumenti, città del nord Europa, l'affascinante Egitto, l'Italia delle opere d'arte. I turisti europei andavano a Roma, che era sempre stata la meta obbligata del viaggio verso le terre del sole.
i monumenti erano fotografati per essere venduti e insieme ai monumenti anche scorci della vita cittadina. Parigi è la città più fotografata del XIX secolo. In Francia è nata la fotografia ed è a Parigi che si compiono i più importanti progressi tecnologici e si discute sulla questione arte o non arte. Le immagini di Parigi aprono il grande capitolo del paesaggio urbano e dell'inserimento dell'essere umano all'interno della città nell'epoca industriale. Parigi, la città della Comune in cui è sventolata la bandiera rossa sulle barricate, il luogo in cui i proletari hanno provato a immaginare e praticare un governo diverso da quello del grande capitale e autocratico di Luigi Bonaparte, Napoleone III, responsabile della disfatta di Sedan nel 1870. E a Parigi la fotografia svolge il suo compito a servizio della borghesia vittoriosa dopo i massacri della Settimana di Sangue del 1871. I comunardi si sono lasciati ingenuamente fotografare. Con la fotografia sono riconosciuti, arrestati, fucilati, deportati. La fotografia diventa uno strumento di propaganda. Queste sono le carte de visite dei sacerdoti fucilati dai comunardi in risposta ai massacri compiuti dai soldati del governo di Adolphe Thiers. Ha detto che la Repubblica sarà borghese o non sarà. Dopo la guerra del 1870, tra Francia e Prussia, in Europa torna la pace. L'impero tedesco è stato fondato, l'opera di Ottone di Bismarck è compiuta. La pace armata durerà 40 anni e attraverso la fotografia, al posto di etere figurine disegnate per la moda femminile, le donne assumono una fisionomia nuova e che introduce ad uno dei più importanti cambiamenti avvenuti nel mondo occidentale nel secolo che sta per arrivare. Che cosa sono la traccia e l'ombra di un atto fotografico? Anche se oggi siamo sommersi da fotografie scambiate su internet tra milioni e milioni di persone, la fotografia resta un incontro con se stessi e con gli altri, un documento che fissa un attimo irripetibile della vita e di un luogo che inevitabilmente, nel momento successivo allo scatto, sarà nuovamente fotografabile per un'immagine diversa.